istituzioni europee stanno lavorando in due terreni diversi. Uno è il terreno sanitario, il più urgente logicamente, ma anche il terreno economico, perché dopo questa crisi del coronavirus è evidente che tutti i paesi, non soltanto l'Italia, dovranno fare fronte a delle difficoltà economiche, pure delle difficoltà sociali. È lì, sul campo economico, dove l'Unione Europea può fare veramente un lavoro positivo, molto positivo per tutti. Sul terreno sanitario l'Unione Europea sta aiutando a lottare contro il virus in diverse forme. Prima, chiudendo le frontiere esterne dell'Unione Europea. Secondo, molto importante, lasciando aperte le frontiere tra gli Stati membri per la libera circolazione delle merci, non soltanto dei prodotti medici, le mascherine per esempio, ma anche e soprattutto, perché no, tutte le merci necessarie per i cittadini per continuare a alimentarsi, per continuare a vivere il più normalmente possibile. Questo si fa grazie all'Unione Europea e anche l'Unione Europea che sta investendo molti soldi adesso in ricerca, in aiutare tutti i scientifici che lavorano adesso per trovare il vaccino contro il Covid-19. E anche grazie all'Unione Europea che le mascherine tedesche e le mascherine francesi finalmente sono arrivate in Italia, sono anche arrivate in Spagna. È vero che i primi giorni c'è stata una difficoltà su questo, ma grazie alle istituzioni europee adesso questo materiale medico arriva senza difficoltà ai paesi che hanno più bisogno. Devo dire che i milioni di mascherine europee che stanno arrivando in Italia, che stanno arrivando in Spagna, sono una quantità molto più importante che quelle mascherine che erano arrivate i primi giorni dalla Cina o anche dalla Russia. Nell'ambito economico è lì dove l'Unione Europea ha più competenze e dunque può fare molte più cose che nell'ambito sanitario. In pochi giorni le istituzioni europee hanno preso molte misure importanti che non avevamo visto prendere 10 anni fa con la crisi economica e monetaria. Sto parlando anche del fatto che la Banca Centrale Europea abbia messo sul tavolo 1.000 miliardi di euro per aiutare ai paesi, per permettere ai paesi di investire e di venire in soccorso dei cittadini, delle ditte, degli organismi regionali e locali. Questo permette per esempio mettere in sicurezza lo spread nel caso dell'Italia. Bisogna non dimenticare neanche il fatto che il Parlamento europeo la settimana scorsa ha adottato una proposta della Commissione europea di mobilizzare 37 miliardi di euro per le spese più urgenti, spese nel campo sanitario, ma spese anche economiche e sociali. E una parte molto importante di questi 37 miliardi, 11 miliardi di euro, andranno adesso verso l'Italia. E poi, certo, si parla molto del Corona Bonds. Il Parlamento europeo da molto tempo è a favore della creazione di un sistema di mutualizzazione del debito tra gli Stati membri, già dall'epoca della crisi economica e monetaria 2010-2012. Sappiamo che il Consiglio europeo non è ancora arrivato a un accordo, ma siamo fiduciosi. Pensiamo che con la situazione così grave, non soltanto in Italia o in Spagna, ma ogni volta più anche in altri paesi, tutti capiranno alla fine che abbiamo tutti bisogno di questa solidarietà. Poi se l'istrumento di mutualizzazione si chiamerà Corona Bonus o come si chiamerà, quello è molto meno importante. Quello che è veramente importante, come ha detto anche il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli, è che ci sia i soldi necessari per che tutti i paesi possano andare avanti. Il Parlamento europeo continua a fare il suo lavoro, come ha detto il Presidente Sassoli, un virus non può fermare la democrazia, è un po' l'opposto. In questa situazione di crisi, adesso più che mai,
è importante che il Parlamento europeo possa fare il suo lavoro e lo sta facendo. Lo sta facendo in una forma diversa, insolita, con la più parte dei deputati lavorando da casa, ma abbiamo visto la settimana scorsa anche come da casa si può parlare, da casa si può votare, si possono prendere le decisioni necessarie. Il Parlamento europeo ha adottato questi 37 miliardi di euro di aiuti agli Stati membri, 11 miliardi per l'Italia. Il Parlamento europeo ha adottato anche altre misure urgenti. Il Parlamento europeo ha anche deciso, grazie a una proposta della Commissione, che le compagnie aeree non devono continuare a fare dei voli vuoti per difendere il loro slot. Non è la misura la più importante, ma è anche una misura che ha delle conseguenze economiche, delle conseguenze nel campo dell'ambiente, della protezione dell'ambiente. Io sono sicuro che i cittadini tutti sanno che davanti delle crisi così grandi come questa crisi del coronavirus bisogna lavorare insieme e bisogna trovare delle soluzioni insieme. E quello vuol dire solidarietà tra i cittadini ma anche solidarietà tra i governi. E quello è anche il ruolo delle istituzioni europee, far capire che l'Unione Europea deve esistere e deve essere utile quando arrivano queste situazioni. E come ho già detto, penso che l'elenco, il lungo elenco delle cose che l'Unione Europea sta facendo da 2-3 settimane mostra l'interesse e mostra il valore di lavorare tutti insieme. Finalmente vorrei ringraziare tutti quei cittadini europei che stanno lavorando in prima linea contro il coronavirus. Sto parlando evidentemente del personale medico, infermiere, ma anche delle forze di sicurezza. Sto parlando dei ricercatori, sto parlando dei volontari che lavorano a tutti i livelli. C'è moltissima gente che sta mostrando questa solidarietà, solidarietà nazionale, solidarietà europea, e penso sia importante riconoscere questo contributo. E poi non dimenticare che tutti i cittadini abbiamo un ruolo a giocare in questa crisi, che tutti possiamo veramente aiutare a far fronte al coronavirus, e che infatti è abbastanza semplice, bisogna soltanto restare a casa. È per questo che il mio ultimo messaggio è questo: restate a casa. Grazie.